Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non so se le vedi, eccole qui. Polizia. Sì, ma... sì, però mi sembra del tutto normale che l'opposizione, una parte dell'opposizione, si scateni secondo metodi classici, cortei, assemblee. Ma questo però lo sappiamo, accade da sempre, abbiamo una certa esperienza, io ho sempre visto che il governo in carica viene aggredito dalle opposizioni, le quali si attaccano a tutto, anche diciamo così, a dei pretesti per poter mettere in difficoltà l'esecutivo. Quello che devo dire io è che le difficoltà dell'esecutivo praticamente non sono molte, anzi è una sola: un debito pubblico che ti impedisce di fare una manovra, perché se tu fai una manovra seria ti devi ulteriormente indebitare e questo farebbe molto male all'Italia. E quindi io tutto sommato penso che la Meloni, nonostante la miseria di soldi che ha in mano, sia in grado, diciamo, di salvare almeno la faccia non solo del governo ma anche di tutta l'Italia. Certo, adesso lo girerò questa tua considerazione anche agli altri ospiti, però hai perfettamente ragione che forse la vera, come dire, il vero problema grosso che ha è proprio questo, cioè di riuscire a mantenere da una parte le promesse che aveva fatto in campagna elettorale e dall'altra fare i conti con la realtà, caro Vittorio. L'altra cosa che però ti voglio...